ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi sto impegnando a parlare in modo decente perché non sto bene, mi sta venendo la febbre e quindi una continuazione a soffermi il naso. Infatti il naso tipo tutto rosso, ci ho messo anche l'illuminante ma si è tolto tutto. Come vedete sono truccata a metà, qui sono truccata e qua sono struccata. Perché? Perché tantissimi mi avete chiesto di registrare un video, un tutorial, tante virgolette tutorial, di un trucco molto semplice per andare a scuola per tutte le età. Naturalmente se siete un po' più piccoli, avete 11-12 anni, non è che vi dovete fare le sopracciglia o mettere l'ombretto, il contouring, cioè fate cose molto semplici, perché poi se siete piccole è volgare avere tanto trucco. Mi dispiace se il correttore è più chiaro della mia pelle, solo che sono abbronzata, quindi un attimo togliere, quindi si deve un attimo togliere la bronzatura. Però io ho utilizzato un correttore economico, ovvero questo qui di Essence, ma in realtà utilizzerò questo qui per andare a scuola, che è quello di Kat Von D. Però dato che mi devo struccare dopo, è inutile che aspetti il correttore che costa niente, ormai sto pure lacrimando, vabbè. Quindi vi mostrerò il trucco che ho fatto qui su quest'altra metà faccia. E quindi niente, vi lascio il video lacrimando, mi sta salendo la febbre, che bello. Ciao. Sto applicando un correttore, questo qui è appunto economico perché costa 3,20 euro se non sbaglio. Vado un po' veloce perché io in realtà questo trucco subito a faccia ho realizzato in 4 minuti più o meno, quindi in una decina di minuti avrete la faccia più decente, se volete. Allora, mi faccio le sopracciglia, utilizzo quello di Anastasia, lo so che non è un prodotto economico, però ci sono tantissimi dupe, dato che io ho solo questi in crema. Le sopracciglia, perché poi quello in polvere di Essence, io vi consiglio, se siete piccoline vi consiglio questo qui di Essence che è validissimo, utilizzavo fino a fino a giugno, ho utilizzato sempre quel prodotto lì e mi è sempre piaciuto. Vedete, le faccio molto velocemente, applico appunto il gel, questa è della Deborah, costa poco e queste qui voglio dire belle ferme. Allora, che cosa faccio adesso? Prendo un ombrettino chiaro da questa palette della Makeup Revolution. Naturalmente dopo aver applicato un po' di correttore sotto, questa palette molto carina che si chiama Flawless. Appunto ci sono 32 ombretti, tutti molto scriventi, ed è una nuova parlata. Applico questo marroncino nella piega, ma ne metto veramente poco perché poi io non ho tempo la mattina di mettermi a sfumare, così preferisco dormire che farmi tutto questo trucco. Nell'angolato di Essence prendo un poco di nero, proprio pochissimo, e lo vado a mettere sotto, ma proprio poco, che altrimenti poi lo metto anche nella, di mettere nell'occhio, ok, così se poi magari è troppo forte la sfumate, mettete un po' di colore anche sotto. Mi sono dimenticata di applicare la cipria sul correttore, mi sto proprio incredinendo. Faccio questo video proprio perché me l'avete chiesto, vedete quanto ci tengo io a voi, perché altrimenti ora starei a letto a riposarmi. Applico la cipria un po' dappertutto per opacizzare il viso. Il mio pennello pesce, questo qui è molto carino, ho questo, utilizzo questo, utilizzo diversi. Prendo appunto un po' di prodotto. Dopo aver fatto il mio contouring, molto leggero perché per andare a scuola niente di complicato, anche perché chi c'ha voglia la mattina di truccarsi, io mi trucco giusto per rendermi un po' più decente, però ci sono volte in cui vado struccata a scuola. Dopo aver messo proprio un po' di blush da questa palettina che è molto economica, costava 12 euro, l'ho presa a 3,85 dalla Kiko, penso sia, costa anche di meno adesso. Dopo aver fatto ciò prendo proprio poco illuminante, tanto non ci vuole niente, lo metto anche un po' sotto le sopracciglia e sul naso, che lo riapplico perché mi si è tolto, perché sto soffiando il naso in continuazione. Applico la mia tinta labbra, ed è qui l'applicata. Ok, io applico sempre il top coat della Kiko. In questo momento non trovo il top coat della Kiko, vi lascio una foto, non so dove sia, la devo cercare. Di solito vario con le tinte, vedete, oggi ho messo questa, però anche queste, io
altre qui, insomma, ogni volta vario. Quando ho una tinta preferita del periodo, ok, ma non è che metto sempre la stessa tinta. Comunque cerco sempre di utilizzare questo range di colori, quindi molto nude, perché non voglio nulla di pesante la mattina per andare a scuola, perché uno, rovina la pelle, due, non mi sembra il caso di andare con tipo bordo nero, ecco. Questo correttore di Essence ve lo consiglio perché a me piace, sinceramente non lo utilizzavo da un po', ma è molto carino. E questo è stato il make up semplicissimo per andare a scuola. Ci ho messo in tutto 5 minuti, però vi ho anche spiegato il tutto. Quindi niente, grazie per aver visto questo video, mi dispiace per la mia tenuta, per la mia voce. Seguitemi su Instagram e su tutti gli altri social tipo Musical.ly, trovate i link giù nell'info box e noi ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se siete in ansia per la scuola, così così, perché sono tipo in ansissima, cioè voglio morire. E però fatemi sapere voi come state, che classi dovete fare, che scuola dovete fare. Vedete anche un po' come vi truccate voi per andare a scuola, così così. Questo è un trucco molto semplice, molto leggero. E quindi niente, noi ci vediamo alla prossima e un bacione. Ciao!